laggiù, bellissimo, vieni, vieni. Questo signore lo riconoscerete perché, insomma, è un signore che è il primo che... Il primo schiaffo che beccava da Bud Spencer era suo. Quindi, Ottaviano è un altro di quelli, ecco perché vi dico la figlia, no? Ottaviano è un professionista che, insomma, viene sul set con un budget importante. Tutti questi vengono sul set con un budget importante, che ovviamente qui non è stato tutto quasi gratis. Quindi quello che vedete è anche stato, come dire, uno sforzo organizzativo fatto di persone che hanno voluto fare questo progetto. Ognuno di loro, chi di più, chi di meno, però tutti hanno contribuito a questo progetto. Così come la scenografa, Adelaide Stazzi. Vieni, vieni, vieni. Anca, vieni. Qualcuno non vuole salire, va benissimo, perché si vergognano, già mi dicono no, no, io non voglio salire su. Il suono, oltre a quel signore pelato laggiù, è di quell'altro signore che sta... Ti sei messo laggiù in fondo? Venga, Gianluca Bonucci. Gli ho detto, non ti faccio venire sul palco, perché non ti sei messo manco un pantalone, cioè... Voglio dire, c'è una cosa... C'è sono un una cosa... fondo, sono un fondo È nudo, no, nudo Bonucci, ti prego. Riccardo Nino Cordileone, Bonucci, ti non funziona prego. più. Vabbè, poi dopo ti do il mio. Allora, io poi vorrei che anche la squadra della troupe venisse su, per favore. Anjan, ah, non l'avevo vista, non l'avevo visto. Dov'è Anjan? Guarda, cioè, no, scusami, no, scusami, guarda, no, ma guarda dove sta. Vieni qua, Anjan. Ma vieni qua, sbrigati. Dai, vieni qua, che siete troppi, su, dai. Un ringraziamento a uno dei dirigenti di Anica che ci è venuto a trovare, cioè Andrea Canali. Non dirò che sei il marito, ma non lo dico perché sennò poi mi meni. Manca Fabio Dall'Anna perché non l'ho, e Andrea De Rosa, e manca soprattutto il produttore esecutivo Paolo Mezzetti, che purtroppo proprio oggi ha preso il Covid. Era ovvio che succedesse. Io adesso a questo punto lascio la parola a chi è più competente di me, perché a voi dovevo presentare questo cast fondamentale. Io non sarei, zero sarei senza queste persone. Sono andato a casa di ognuno di loro, abbiamo parlato, abbiamo condiviso il progetto con Vincenzo, con Laura, con Massimiliano, con tutti quanti voi. Io devo per primo ringraziarvi perché avete regalato a questo eterno bambino uno dei più grandi sogni della sua vita. Speriamo che questo sogno voli come stiamo cercando adesso di far volare. Quindi do la parola all'ufficio stampa. Francesco, vieni su, Francesco. No, no, c'è Francesco. Ufficio stampa che si vergogna, l'abbiamo trovato solo noi. Va bene, vieni. Oh, scusate, una menzione. Allora, questa stupenda, bellissima, bravissima. Cioè, di tutte e di più. Abbiamo appena finito con tanti altri di noi, due film adesso, finiti uno dopo l'altro, altro danno. Insieme ad altri colleghi, tipo Salvatore Fucilla che sta lassù, ma adesso non sarebbe difficile. Camilla, cioè, c'è tanta gente. La Rumiz, vieni qua Rumiz, quando parlavo della troupe dovete venire qua, dovete venire qua, guarda. Abbiamo capito, no, abbiamo capito che la Rumiz sui tacchi non è capace, quindi io chiedo adesso in poi, anche perché sono abbastanza emozionata. Più di così non riesco a essere emozionato. Do questo a questa splendida creatura. Che lo do a lui. No, lui ce l'ha già. E do la parola a Francesco, che se anche se nel pubblico, anzi, a me farebbe piacere che qualcuno, ringrazio anche Alfesta che è venuto, insomma, poi Campanella che non vedo, eccolo là. Massacratemi per favore, grazie. Applauso a Stefano.
Stefano, prima di lasciare un attimo la parola al pubblico per qualche domanda, sicuramente te ne faccio una io. È un prodotto comunque nuovo per l'Italia, perché difficilmente vediamo una serie così strettamente di genere. È molto dark, tra le due fonti di ispirazione dichiarate c'è Dark City di Alex Proyas, però c'è palesemente anche Scanners. Assolutamente sì. Volevo sapere un po' in quale momento è nata l'idea di fare un prodotto del genere, anziché farne un film, una serie in episodi. È nata direttamente con una serie, perché volevo raccontare non solo, ecco appunto, diciamo le varie contaminazioni che uno obtorto collo ha quando ha un suo genere, ha una sua passione, sono quelle che hai detto te. Ho cominciato a strutturare delle storie, poi mi sono accorto che queste storie in realtà, come tutte le storie sci-fi o le storie diciamo horror, sono un po' infini, passatemi il termine, alla stessa storia. Qui no, qui c'era la mia intenzione di fare delle cose particolari. Faccio un esempio, il flashback, lei viene un po' da Lisbeth di Uomini che odiano le donne, no? Quindi mi piaceva questo personaggio estremamente in contrapposizione, no? con Bruno, perché Bruno è uno che scappa, lei invece attacca, va in attacco di quello che è la vita, quello che è le sue paure. Poi c'è Alex, c'è il fratello, che in realtà vive Brado, no, faccio un piccolo sillogismo. E mi piaceva questa cosa, che il commissario facesse le indagini, ma ci avesse il serial killer in casa. E quindi anche qui ho studiato, cioè spero di aver studiato, poi Marina mi dirà